Abbiamo percorso in questa carrellata di questo pomeriggio diverse tecnologie, poi siamo volati dentro le fabbriche, abbiamo avuto il piacere di confrontarci con diverse realtà che hanno implementato tecnologia, che la stanno implementando, che stanno cercando l'equilibrio tra il human at the center, quindi il concetto del, dell'uomo prima della tecnologia, ma con un certo equilibrio. E adesso ci vogliamo avere una prospettiva completamente diversa. Abbiamo chiesto alla Commissione europea di darci una prospettiva sull'evoluzione delle tecnologie e per farlo abbiamo chiesto al Joint Research Center della Commissione europea che ci verrà spiegato esattamente che cos'è e in particolare chiamo sul palco Francesca Campolongo che è la Head of Finance and Economy del Joint Research Center. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Eh, è un piacere essere qui, quindi grazie per questo invito. E io vi parlerò appunto un po' di eh, intelligenza artificiale e di big data e del lavoro che la Commissione Europea e in particolare il suo centro di ricerca, il Joint Research Center, fa in questo ambito. Allora, cominciamo col dire due parole sui dati. I dati sono un bene preziosissimo perché i dati sono la fonte di informazione. Ma la buona notizia è che viviamo in un mondo in cui generiamo tantissimi dati. Ogni volta che usiamo i nostri smartphone, clicchiamo sul web, parliamo con Siri, con Alexa, stiamo generando una grandissima mole di dati. E sono dati che sono di fonte e di formato diversi, quindi eterogenei e dati che vengono prodotti e che possiamo analizzare in tempi rapidissimi. Quindi, di fatto, stiamo parlando di big data. E i big data stanno cambiando il mondo, no? Stanno cambiando il modo di fare business, ma hanno un impatto importantissimo anche nel mondo della ricerca scientifica, come vi farò vedere oggi, e nel lavoro che la Commissione Europea fa per il policy making usando i big data. Allora, due parole sul Joint Research Center, il JRC. No? Lui è, noi siamo il centro di ricerca della Commissione Europea, quindi il servizio scientifico. Siamo più di 2000 ricercatori, ci occupiamo di eh, ambiti e discipline diverse e il nostro ruolo è proprio quello di fare della ricerca scientifica, produrre analisi scientifiche e dati per far sì, che le politiche che la Commissione europea propone ed elabora siano basate su evidenza, siano basate sui dati. Ecco perché per noi i dati sono la materia prima, no? il bene fondamentale. Da dove prendiamo i nostri dati? Quali sono le fonti dati che usiamo? Allora, innanzitutto quelli che sono i database commerciali. Noi li compriamo sul mercato, abbiamo, non so, Orbis con i dati delle imprese, abbiamo Bankscope con i dati delle banche, ma facciamo di più. Noi abbiamo delle tecniche che sono di text mining per estrarre informazioni dai dati che sono online, dai dati che si trovano sul web o sui social media. Questo è un esempio. Questo è un software che si chiama Europe Media Monitor. Macina più di 300.000 articoli e news che trova da media tradizionali e social media e estrae quelle che sono le 10 big stories, le notizie che sono più gettonate. No? Ognuna di quelle linee colorate rappresenta una di queste stories e quante volte è stata citata nel tempo. Fate presente, tenete presente che viene aggiornato ogni 10 minuti. Eh? Io ho estratto adesso l'ultima estrazione il 16 novembre, ma è continuamente in funzione. E a cosa serve? Beh, intanto dà un'idea alla Commissione europea, dà un po' il polso dell'opinione pubblica. No? Quali sono i temi che preoccupano di più, le notizie più ricorrenti? Può aiutare a combattere la disinformazione, le fake news, abbiamo sentito parlare prima. E poi ci sono anche eh, degli esempi mirati di applicazione. Ne abbiamo di recente utilizzato, abbiamo utilizzato questo software per uno studio sui semiconduttori. Abbiamo cercato se vi erano delle tecnologie emergenti nel campo dei semiconduttori particolarmente promettenti, proprio facendo questo lavoro di web scrapping e cercando in tutte le riviste specializzate i vari siti. Ed effettivamente sono state, è stata trovata una tecnologia che eh, a quanto pare vale la pena di monitorare e da lì l'uso di policy, vedere se abbiamo in Europa le imprese che la producono, proteggerle eventualmente, supportarle, proteggerle da acquisizioni da parte di paesi terzi, supportarle nel loro lavoro perché la tecnologia può essere rilevante. Un altro esempio di uso di big data in economia. Con i big data si possono fare, si possono ottenere e stimare degli indicatori in tempo reale delle attività economiche. E questo è fondamentale, no? pensate in caso di shock, bisogna sapere in tempo reale quali sono i settori dell'economia più colpiti, le regioni più colpite. Pensate al Covid. I modelli tradizionali non potevano funzionare. Sono basati su informazione vecchia, sul passato. Ma col Covid era tutto diverso, era tutto nuovo. E da lì la necessità di andare a vedere che cosa succedeva in tempo reale. Il potere dei big data. Al GRC abbiamo sviluppato queste tecniche di nowcasting per monitorare. Quelle che vedete nella slide sono le fonti date utilizzate. Sono le più disparate. Ci sono dai dati di Airbnb ai consumi elettrici, a dati sulla mobilità e tutto questo contribuisce a monitorare l'economia. E quindi il JRC adesso affianca ai modelli di previsione tradizionale anche questi eh, modelli di nowcasting. Altro esempio dell'uso dei big data per le policy. Rischio climatico e stabilità finanziaria. Allora, il rischio climatico è il rischio no? di tutti quegli eventi, alluvioni, siccità, che purtroppo sono causati dal cambiamento climatico. Ma questo, che si chiama rischio climatico, ha un impatto sulla stabilità finanziaria. Ha un impatto sulle assicurazioni, ma ha un impatto anche sulle banche. Le banche prestano i soldi alle imprese. E se le imprese si trovano in una zona che è a rischio alluvioni o c'è cioè il pericolo di una catastrofe naturale, il rischio di credito, cioè il rischio che l'impresa possa essere in difficoltà a ripagare il debito, ovviamente sale. E quindi qua un progetto della Commissione Europea e del JRC di incrociare fonti di date diversi e usare le nostre mappe ad alta risoluzione con il rischio climatico delle varie zone con i dati della Banca Centrale sui prestiti alle imprese, per capire se ci sono delle banche che potrebbero avere dei, dei portafogli particolarmente esposti ed eventuali rischi in termini di stabilità finanziaria. Passiamo oltre, passiamo a parlare di tecnologia, perché i big data sono molto utili, ma i dati dobbiamo farli parlare e per farli parlare serve la tecnologia. Intelligenza artificiale. Allora, l'intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente il modo di funzionare di tanti settori de dell'economia e è destinata a farlo sempre di più. E quindi la Commissione europea vuole monitorare quello che sta succedendo, vuole monitorare lo sviluppo di queste tecnologie, vuole monitorare l'uso nei vari settori, vuole monitorare l'impatto economico e quindi a questo scopo ha proprio istituito un osservatorio nel 2018. Per esempio uno degli studi recenti che abbiamo fatto al GRC ha monitorato l'impatto dell'uso del, dell dell'intelligenza artificiale nel settore manifatturiero, dove il potenziale è tantissimo, perché può contribuire a, al controllo di qualità, può migliorare i processi produttivi. Però tuttavia i dati dicono che l'investimento, per esempio l'investimento Venture Capital in intelligenza artificiale è solo il 15%, quindi un segnale che c'è ancora margine per investire ancora di più nell'intelligenza artificiale per sfruttarne i benefici. Benefici che proprio dal punto di vista economico possono essere notevoli. C'è uno studio di Accenture, società di consulenza di recente, parla della possibilità di raddoppiare il tasso di crescita annuale dell'economia globale entro il 2035 grazie all'intelligenza artificiale. Perché? Lo vedete per esempio sulla slide, perché può far aumentare la produttività, migliora i processi, può creare una nuova forza lavoro virtuale e può anche stimolare eh, l'innovazione perché comprende meglio quelle che sono le esigenze del mercato e quindi aiuta in questo senso. Vi faccio un altro esempio, perché la Commissione europea non solo monitora cosa succede in termini di intelligenza artificiale, ma la utilizza. È un utente lei stessa. Questo è un progetto che prevede di inserire il riconoscimento facciale nel sistema informativo Schengen per il controllo alle frontiere. Il sistema Schengen è un sistema di scambio di informazione molto usato ed estremamente utile. Però ad oggi funziona con le segnalazioni. Cioè l'autorità nazionale può inserire una segnalazione o può verificare se c'è stata una segnalazione. Ma l'idea è di integrare il riconoscimento facciale, l'immagine del volto per identificare tutti alle frontiere e questo sarebbe un cambiamento notevole. È stato chiesto al JRC di fare uno studio e di verificare se questa tecnologia è effettivamente pronta per essere utilizzata e i risultati sono molto promettenti. Ci sono una serie di raccomandazioni, di, di precauzioni da considerare, però questo potrebbe essere un uso nel breve termine. Chiaramente non è tutto oro quel che luccica. Anche l'intelligenza artificiale può avere delle controindicazioni perché ci sono dei rischi che sono legati all'uso dell'intelligenza artificiale, rischi soprattutto di natura etica. Un classico esempio è vabbè, la privacy dei dati. Quando noi inseriamo i nostri dati personali online, siamo realmente sicuri di chi li usa e come li usa? C'è un rischio di rafforzamento dei pregiudizi perché il sistema dell'intelligenza artificiale viene allenato su certi dati e questi dati li scegliamo noi, ma dopo chiaramente la scelta iniziale dei dati può influenzare il risultato finale. Nell'esempio di prima del riconoscimento facciale, se noi alleniamo il sistema dando una popolazione principalmente asiatica, Dopo il sistema sarà portato a riconoscere molto più facilmente un asiatico rispetto a una persona di un'altra etnia. Ci sono le implicazioni sul mercato del lavoro, come potete immaginare, le macchine che potrebbero in alcuni casi sostituire l'uomo in alcuni lavori e secondo alcuni anche il rischio che l'intelligenza artificiale possa uguagliare, se non superare, l'intelligenza umana. E quindi la Commissione europea ha, svolge qua il ruolo di regolamentatore. Queste cose sono abbastanza recenti e effettivamente l'Europa è leader in questo senso, eh, nella regolamentazione per l'intelligenza artificiale. La prima del 2021 è una proposta per un regolamento sui rischi dell'intelligenza artificiale. Quindi vuol dire che prima di immettere un nuovo prodotto sul mercato è necessaria una valutazione dei suoi rischi e, alcune raccomandazioni devono essere tenute in considerazione a seconda del livello di rischio. La seconda, che è di pochi mesi fa, di settembre, addirittura invece va a verificare il fatto che anche qualora i prodotti siano stati immessi secondo tutti i canoni, potrebbero pur sempre esserci degli incidenti o dei danni causati dall'intelligenza artificiale e quindi questa direttiva vuole tutelare i cittadini qualora subiscano dei danni in questo senso. Una parola sui dati per tornare da dove sono partita. Anche qua la Commissione agisce. La European Data Strategy del 2020 vuole, mira a creare uno spazio di condivisione dei dati, uno spazio dove ci sia veramente a creare una, una fiducia nella condivisione dei dati e anche a definire alcune norme per vedere chi può avere accesso ai dati e a quali scopi, perché questo è essenziale per averne una condivisione e un uso sempre maggiore. E quindi concludo ringraziandovi della vostra attenzione e dicendo che sicuramente l'intelligenza artificiale ha un potenziale per la nostra economia notevole, però è necessario anche monitorare i rischi e far sì che lo sviluppo di queste tecnologie sia sempre in linea con quelli che sono i valori fondamentali della nostra società.